Esiste un altro ciclo termodinamico molto simile a quello di Carnot, è quasi gemello, è il ciclo di Stirling, che come quello di Carnot opera fra due temperature, T1 e T2, e utilizza due trasformazioni isoterme, ma al posto delle due adiabatiche presenta due isocore. Potrebbe sembrare più semplice da un punto di vista teorico il ciclo di Stirling, perché è più facile utilizzare le isocore che le adiabatiche, ma in realtà non è così, perché da un punto di vista teorico le isocore richiedono infiniti contatti termici tra il gas e l'ambiente esterno, quindi il gas va termostatato, cioè messo in contatto termico con una infinità di termostati a temperature prima progressivamente decrescenti tra T2 e T1, e poi di nuovo contatti con termostati a temperature progressivamente crescenti tra T1 e T2, quindi un'infinità di contatti brevissimi, infinitesimali. Il ciclo di Carnot invece non ha questa esigenza perché durante gli abbassamenti e gli innalzamenti di temperatura del gas, il gas si è isolato termicamente dall'esterno. A parte questo e poche altre cose, però i due cicli sono praticamente identici, intanto per quello che riguarda gli scambi di calore, perché anche il ciclo di Stirling assorbe calore Q2 nella fase di espansione isoterma e cede calore Q1 all'ambiente esterno nella fase di compressione isoterma. A differenza del ciclo di Carnot, scambia calore anche nelle due isocore, ma si può dimostrare che questi due scambi di calore sono uguali opposti, quindi è come se non scambiasse calore durante le isocore. Durante l'isocora di raffreddamento cede calore all'esterno, per esempio meno 20 joule, però 20 joule li prende durante l'isocora di riscaldamento. Il motivo per cui questi due calori scambiati sono identici è sempre per lo stesso motivo per cui erano identici i lavori compiuti dal gas durante le due adiabatiche nel ciclo di Carnot. E qual è questo motivo? È che i salti termici sono gli stessi tra le due temperature T1 e T2, sono gli stessi una volta compiuto il salto termico in discesa, l'altra volta invece, la seconda volta, compiuto lo stesso salto termico in salita. Infatti, per il primo principio della termodinamica, nelle isocore il lavoro è zero, quindi i calori scambiati sono uguali alle variazioni di energia interna. Siccome le variazioni di energia interna sono uguali opposte nelle due isocore, perché i salti termici sono uguali opposti, anche i calori scambiati sono uguali opposti. Poi, come il ciclo di Carnot, anche il ciclo di Stirling si può quindi schematizzare come un assorbimento di calore dalla sorgente calda e una cessione di calore alla sorgente fredda, ignorando questi due scambi di calore intermedi nelle isocore perché sono uguali opposte. E qui ho riportato lo stesso esempio di prima con il gas che assorbe 100 joule di calore dalla sorgente calda, ne cede 60 quella fredda e quindi con il restante 40 joule, cioè il 40% del calore assorbito, fa lavoro motore ad ogni ciclo. E perciò vale la stessa definizione di rendimento del ciclo di Carnot che è dato dal lavoro compiuto in un ciclo diviso il calore assorbito. In questo caso, in questo esempio, fa 40 joule converte in lavoro meccanico 40 joule dei 100 joule di calore presi dalla sorgente calda e quindi il rendimento è del 40% oppure 0,40. Inoltre, vedremo tra poco, lo dimostreremo, che il ciclo di Stirling compie un lavoro identico a quello di Carnot. La stessa espressione, quindi le moli, R, la differenza delle temperature e il logaritmo del rapporto di compressione. Qui il rapporto di compressione è VB, è praticamente il rapporto tra il volume massimo e il volume minimo del ciclo, perciò anche in questo caso VB su VA è e di quanto si espande il gas durante l'espansione isoterma. E ovviamente durante la compressione isoterma si espande, si contrae dello stesso fattore. La stessa cosa che accadeva anche in Carnot. Se il gas si espandeva tra A e B, per esempio di un fattore 3, si comprimeva poi di un fattore 3 al ritorno CD. Qui ovviamente i due fattori sono uguali in modo evidente perché i volumi sono gli stessi, VA e VD sono uguali a VB e VC. Infine il ciclo di Stirling, se vogliamo calcolare il rendimento, oltre che con la definizione, possiamo utilizzare le stesse formule del ciclo di Carnot, 1 meno T1 su T2 e 1 meno Q1 in modulo diviso Q2.